Buonasera e buonasera agli amici di Io Resto in Sala. Questa sera sono tante le sale di Io Resto in Sala che trasmettono quello che Alessandro è un po' il film del giorno. Assolutamente. Ha ricevuto oggi la nomination ai Nastri d'Argento e sono contento di parlarne. Questa sera Neil Deiotti, Il tempo delle donne è il titolo di questo film. Sono contento di parlarne questa sera con Alessandro De Simone dalla National Gallery, immagino, di Londra. Sì, come potete vedere, questa è la mia pinacoteca personale. A noi piace così. E poi abbiamo, diciamo, virtualmente Paola Cortellesi che interagirà con noi, ma abbiamo già, diciamo, dialogato con Paola e Alessandro ha raccolto alcune clip che adesso ci presenterà in semidiretta, ma è invece con noi live dalla sua casa di Roma il regista Peter Marcias. Ciao Peter. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Grazie Senti, innanzitutto complimenti per la nomination che hai ricevuto oggi. siamo molto felici, l'ho condivisa con il produttore Mario Mazzarotto e con tutti gli altri, è una grande soddisfazione. Senti, ma Mario Mazzarotto, a proposito di chi poi ha avuto coraggio, il produttore, cioè tu sei arrivato e hai detto: beh, faccio un film alla moda, Neil Deiotti. Poi alla fine questo Tempo delle donne, come dire, parla anche della nostra contemporaneità. Cioè, sei riuscito a costruire un film che è andato alla Mostra del Cinema di Venezia con un ottimo successo e che parla di una grande figura storica, ma che in qualche modo tu hai reso anche molto, molto vicina alla contemporaneità. Sì, inizialmente con Mario diciamo che ne abbiamo discusso abbastanza. L'idea di partenza era raccontare soltanto Nil Deiotti, però poi i tempi sono quelli che sono e dunque è stato molto importante toccare anche la tematica soprattutto del tempo delle donne. Però questo è venuto anche naturale man mano con lo studio di questo film. Questo è un film abbastanza difficile perché io non sono un politologo, non sono un giornalista di politica, non sono, diciamo, non ero forse ferratissimo, però conoscevo bene la materia perché ho studiato scienze politiche e mi sono dedicato tantissimo a questa figura. Però vedendo i repertori, vedendo i tanti materiali, c'è cioè un anno e mezzo di lavoro, il sottotitolo, che non è un sottotitolo, in Deiotti, il tempo e le donne, è venuto naturale, ecco. Ciao, prima di tutto Peter, ciao, ben felice di vederti. Ciao, Prima ciao, di tutto volevo grazie. parlare con il tuo direttore della fotografia, perché hai un'inquadratura straordinaria, qui da casa tua. Senti, a parte che fra poco sentiremo anche quello che ci ha detto Paola, che ricordiamo partecipa al film interpretando non Nil Deiotti, ma alcuni dei suoi scritti e dei suoi pensieri. Però volevo, a parte, oltre che farti complimenti anch'io per la nomination ai Nastri, volevo chiederti poi com'è nato l'incontro, l'approccio con Paola. Allora, sì, io dico sempre, Paola evoca Nil Deiotti, perché poi molti mi chiedono, giustamente, dice, ma interpreta Nil Deiotti? Ecco, non volevo fare un film dove un'attrice interpretasse Nil Deiotti, ma volevo evocarla. Ecco, questo è stato il punto di partenza, perché intanto anche lì non avevo le competenze, perché comunque fare un film di quel genere ha bisogno di tanto altro e io in questi anni ho fatto tantissimi documentari perché volevo fare questi, diciamo, quei documentari. Dunque ho virato sul, diciamo, molti li chiamano docufiction, per me è un film documentario, però Paola è venuta subito, come dire, è venuto subito spontaneo mettere Paola per il fatto che lei già 10 anni fa si era interessata con un bellissimo spettacolo teatrale
su Nilde Iotti, che appunto si intitolava Leonilde, ed era scritto, si basava sui testi di Sergio Claudio Perroni, con la regia di Macarinelli. È un, più che uno spettacolo, una sorta di reading che ha girato poco, però io l'avevo notato e mi era rimasto comunque impresso. Poi, seconda cosa, io sono un grande fan di Paola e ho pensato subito all'importanza della sua partecipazione. Nilde Iotti, Paola, quello spettacolo, questi tempi, insomma, è venuto tutto naturale. E poi un'altra cosa, Paola, diciamo, con Paola abbiamo comunque lavorato in sintonia. Io facevo le ricerche, aggiornavo tantissimo il produttore, che a sua volta mi dava dei consigli. Insomma, c'è stato un bellissimo lavoro di squadra che poi ci ha permesso di realizzare questo prodotto. Senti Alessandro, ci chiedono intanto se possiamo vedere un po' dell'intervista con Paola. Assolutamente, anzi, mandiamo una clip in cui di fatto Paola, lo scopriamo subito, meglio che ce lo dica lei piuttosto che lo dico io, lo so anche brutto. È un progetto, avevo fatto anni fa uno spettacolo, un reading, in realtà un reading teatrale, che si intitolava Leonilde, è stato scritto da Sergio Claudio Perroni con la regia di Piero Macarinelli, ed era uno spettacolo che ripercorreva il percorso politico ma anche privato di Nilde Iotti, che in molti conoscono, ma attingeva anche a moltissimo materiale privato, naturalmente poi pubblicato, come le lettere d'amore a Togliatti, e il suo percorso, e la parte, come dire, creata dall'autore raccontava un po' anche il suo quello che non è stato documentato, e cioè il suo passato, il suo essere bambina in un periodo e poi ragazzina in un periodo così duro, e poi il suo impegno politico, e poi il periodo in cui ha fatto la staffetta partigiana. Insomma, era uno spettacolo e una storia soprattutto molto, molto bella da narrare. Mi ha entusiasmato allora moltissimo, sono stata molto felice di rappresentare, di narrare questa storia, e naturalmente quando poi è arrivato il progetto di Peter, così mi è sembrato molto naturale, ecco, continuare a ripercorrere i suoi passi. Paola è stata, che vedremo poi in una masterclass in cui parleremo ancora di Nilde Iotti, ma anche di tante altre cose. Paola, a me è da sembrata davvero entusiasta di questo progetto. Sì, diciamo che sin da subito, come dicevo prima, abbiamo lavorato in simbiosi, cioè tutta la questione ricerche. Ma diciamo che dovevamo fare così, perché comunque lei si doveva immergere durante queste riprese, che poi sono state realizzate nei luoghi di Nilde Iotti, dunque la sua Reggio Emilia, siamo stati a Bologna, insomma lì, grazie all'intervento della Regione Emilia-Romagna, della Emilia-Romagna Fincommiscia, insomma, siamo riusciti a fare, diciamo, come dire, tutto giusto, perché comunque è stato un lavoro molto 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 pensato, anche grazie alla partecipazione di Paolo. Senti, ma se tu dovessi dire, di tutte queste persone che hai incontrato, lo vedremo nel film, con cui hai parlato di Nilde Iotti e della sua eredità politica e storica anche, qual è la cosa che ti colpisce di più? Qual è l'elemento che ti ha in qualche modo sorpreso di questa figura? Ma guarda, mi ha sorpreso il fatto che io ho fatto tantissimi documentari, e fare i documentari sui personaggi, quando tu chiami delle persone che hanno conosciuto quel personaggio e
in teoria dovrebbero raccontarti qualcosa o tu vorresti come regista farti raccontare qualcosa, capisci subito dalla prima, seconda, alla terza telefonata se c'è un problemino, se non c'è la voglia. E qui veramente io ho buttato giù una lista, ho iniziato a fare tutte le telefonate, il caso è già iniziava l'intervista per telefono, dunque come dire, questo eppure il De Jozy è stata anche tanto raccontata, cioè sono stati fatti tantissimi documentari, molti televisivi, è stato fatto un film, insomma, però il piacere di queste persone, tra le quali persone illustri, abbiamo avuto la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ci ha raccontato delle cose anche molto molto particolari. E però mi hai detto che Mattarella si era reso disponibile, devo ammettere che mi hai sorpreso, perché un Presidente della Repubblica in carica su schermo intervistato io non lo ricordo, Alessandro. No, in effetti no, non credo che sia mai successo. Quindi next film il Papa, ho capito che sei per lanciare. Next film addirittura il prossimo Papa, quello che ancora devono eleggere. No, infatti è stata farmi parlare, Alessandro, sai che amo le tradizioni. Infatti è stata veramente una bella occasione, eravamo tutti sorpresi dal produttore, da me, a tutta la troupe, essere ricevuti dal Presidente della Repubblica che vuole partecipare al nostro film è comunque un'emozione che ti rimane nel cuore. Dunque, e poi come dire, tutto l'iter per arrivare diciamo di fronte alla sua persona è veramente un'esperienza che forse pochissimi cittadini hanno, però è una cosa che ti rimane dentro, insomma. Senti, ma che disciplina ti sei dato per non rischiare poi di farne un santino, perché chiaramente era difficile trovare qualcuno che trovasse anche diciamo delle macchie o parlasse male di Nilde Iotti, ma al contempo mi sembra che tu non abbia fatto diciamo una beatificazione della Iotti, ma che in qualche modo, forse per la struttura che hai dato alla narrazione, che è anche densa di sfide incredibili, come appunto non solo le sue sfide pubbliche ma anche le sue sfide personali, in qualche modo ne esce una figura non un santino, ecco. Che tempra hai sentito? Che personalità ti è sembrato di avere in mano? E come hai fatto appunto a non cadere nel santo subito, diciamo? Ma sai, lì è lì anche un po' una questione di polso della situazione, cioè intervistare, fare un documentario su un personaggio di quella portata, che è uno dei personaggi più importanti della vita pubblica del Novecento italiano, lì ti accorgi dalle interviste. E ripeto, siamo riusciti ad intervistare, ad avere tantissimi personaggi che hanno veramente dipinto a tutto tondo. Dunque le interviste a volte erano mirate, come determinate persone, insomma Cecilia Mangini mi ha raccontato solo quell'episodio, che Nilde Iotti l'aveva ricevuta per essere donna, per il suo documentario, dunque era solo quello, ma Giorgio Frascapolara, il suo portavoce, ha detto stampa, Livia Turco e tanti altri che sto qui a citare, che sono le amiche, tutte, io ho fatto le interviste anche Fiume, dove veramente mi sono fatto raccontare tantissime cose, dunque quello poi diventa un lavoro di montaggio, dunque come dire, capire tantissimo, insomma portare a casa tantissimo materiale, dunque forse questa è stata un po' la ricetta, perché con un personaggio di quel calibro hai bisogno di sentire tante campane e non ne abbiamo sentite tante, ma c'è stato anche qualcuno che comunque diceva: ah, no, io non sono d'accordo, eccetera. Però comunque l'aver raccolto tantissimo
mi ha dato il metro per poi ragionare sul montaggio. Poi giustamente i film, come ho detto prima, si fanno in squadra e dunque è stato molto, sono state molto importanti tutte le visioni con i collaboratori principali, col produttore, ripeto, Mario Mazzarotto, anche con le personalità vicine a Nil De Iotti e anche al distributore. Non a caso poi ci sono anche delle cose belle dette, perché, cioè, ripeto, il cinema si fa in squadra ed è giusto così, cioè ogni opinione deve essere ascoltata, deve essere valutata e tanto altro, prima di arrivare al pubblico, dove ci sarà poi la sentenza finale. Senti, Vai. Tu arrivi al pubblico in un modo molto particolare, cioè l'hai visto a Bologna, hai fatto in tempo ad avere un'anteprima pubblica a Reggio Emilia, ma poi tutte le altre proiezioni sono state delle proiezioni senza di te, per ovvie ragioni, tante che sono state appunto programmate nei mesi scorsi. Adesso, da questa sera, Nilde incontra il pubblico delle sale italiane, perché certo. Attraverso la piattaforma Io Resto in Sala e le bigliettine dei cinema italiani, però diciamo tu non avrai la possibilità di un feedback diretto. Quanto ti mancherà il tuo film sul grande schermo e quanto invece sei anche magari contento che questo film finalmente un pubblico lo possa avere? Ma guarda, intanto sono felicissimo perché del film se ne parla da settembre, grazie a Venezia, alle giornate degli autori, a quella bellissima presentazione, anche lì diciamo che è stato un anno, quello appena passato, di tanti dispiaceri, perché comunque i tanti lutti tutti i giorni, dunque comunque lavorare con questa apprensione, anche con i famigli, insomma. E però poi abbiamo avuto queste piccole felicità che sono state anche, non so, Venezia è arrivata in un momento dove erano cancellati tutti i festival, Venezia rinizia, ti fa, come dire, toccare con mano che c'è ancora qualcosa. E poi il cinema, diciamo che la felicità comunque di incontrare il pubblico c'è con qualsiasi mezzo, certo. La sala manca, come dire, ci manca sia a livello personale, perché comunque io parto come un grande appassionato che va tutte le settimane, un giorno sì, un giorno no, che vede tutto, dalla commedia al documentario, eccetera. Però, come dire, dobbiamo anche avere pazienza nulla, ci saranno tempi comunque migliori. Io sono convinto che il film parte adesso con Io Resto in Sala, sono felice di incontrare questi spettatori, ma man mano incontreremo prima o poi anche il pubblico fisicamente. Questo perché poi questo tipo di film, secondo me, potrebbe comunque camminare ancora mesi e mesi, insomma, perché le parole di Nil De Iotti sono talmente importanti che comunque danno questo, possono dare questo seguito. Vogliamo sentire un altro pezzo di quello che ci ha raccontato Paola Cortellesi? Intanto ti segnalo che ci scrive Isa Russo dal pubblico e dice: fa strano che il suo portavoce fosse un maschio. Questo è una... In realtà forse era una... non so che rapporto avesse lei con... ma forse era ancora più strano che un portavoce fosse invece anch'esso una donna. Comunque, ci racconterai di questo portavoce, perché è anche uno dei più emotivi davanti alla macchina. Sì. Ma vediamo questo pezzettino che ci ha registrato Alessandro. Servirebbe una Nil De Iotti, e devo dire che ci sono donne, non sto parlando soltanto di personaggi pubblici o politici,
che personaggi, donne che insomma, come dire, si danno molto da fare per ricordare una cosa fondamentale che è molto legata al percorso che, e all'eredità che lascia alle donne e ai benefici anche che ha lasciato alle donne Nilde Iotti. Adesso è il momento di difendere i diritti che non sono piovuti dal cielo, ma sono frutto di grandissime battaglie, molte delle quali combattute proprio da Nilde Iotti. Il motivo per cui mi piacerebbe che ci fosse una Nilde Iotti adesso è perché ci servono ancora nuove battaglie per i diritti delle donne, insomma, in termini di parità di genere in tutti i campi. E poi in termini ancora più ampi, cioè quelli di, come dire, un cambio culturale, ma quello non può farlo una persona sola, lo deve fare un paese intero e credo che molte delle cose terribili che stiamo sentendo anche in questi giorni, che hanno a che vedere con la violenza sulle donne, partono ancora da un retaggio culturale profondamente radicato nel paese che va cambiato. E purtroppo è purtroppo un pensiero comune, il pensiero comune di più o meno condiviso, però insomma comune di un paese va cambiato, ci vogliono credo parecchi decenni, spero solo dei decenni per cambiare tutto questo. Ci vorrebbe la forza, la classe, la determinazione di Nilde Iotti in questo momento. Questo non significa però che nessuno stia facendo nulla, sarebbe ingiusto dirlo. Adorabile Cortellesi, sempre così e precisa nelle sue analisi. Hai raccontato non solo però grandi figure che hanno conosciuto la Iotti, ma anche un po' grandi figure della contemporaneità che dalla Iotti sono state ispirate. Quindi, per esempio, io lo dico da Emiliano Romagnolo con orgoglio, tra le personalità che hai intervistato c'è la vicepresidente della regione Emilia-Romagna, Elly Schlein. Beh sì, infatti era il, come dire, era anche lì, c'era un punto di, diciamo, di partenza, cioè non volevo soltanto farmi raccontare Nilde Iotti dalle persone che l'avevano conosciuta, ma dovevano esserci anche persone che l'hanno conosciuta indirettamente, e tra le tante Elly Schlein, ma anche Michela Murgia e tante altre. Sulla Schlein ci tenevo tantissimo, intanto perché lei si è imposta come donna, ma anche come giovane politica, e questo era anche un dato abbastanza importante. Dunque volevo proprio ascoltare dalle sue parole il suo personale ricordo su Nilde Iotti, e devo dirti che mi ha emozionato. L'intervista è stata veramente bella, e peccato che il nostro lavoro ci impone di tagliare, perché sennò un film dovrebbe essere tipo i film di Edgar Reitz a puntate, tipo Ehi ma tu, Nilde 1, Nilde 2, Nilde 3, cioè doveva diventare questo film lunghissimo. E però la Schlein mi ha raccontato delle cose bellissime, mi ha raccontato anche soprattutto la sua esperienza, cioè la sua esperienza di oggi. Che cosa vuol dire essere europarlamentare in questo momento, e lo è stato anche Nilde Iotti, che cosa vuol dire fare politica, ricoprire cariche istituzionali di prestigio dove c'è anche la questione di decidere, il potere decisionale. E poi la cosa bella è anche il fatto che comunque lei è vicepresidente della regione Emilia-Romagna, come dire, regione di Nilde Iotti. Dunque tantissime coincidenze, dunque era, come dire, scontato. E poi abbiamo anche Michela Murgia, che anche lei si fa notare da tempo per le sue battaglie, e Marwa Mahmood, insomma, come dire, quel capitolo lì che è il capitolo non finale del film, ma la parte che è un po' oltre verso la fine,
era comunque pensato sin da subito. Oh, c'è questa cosa che abbiamo parlato con Peter l'altro giorno. Peter praticamente può fare film soltanto su personaggi che vengono da Reggio Emilia. Abbiamo appurato che purtroppo adesso bisognerà fare un elenco e piano piano li spuntiamo, Peter, che è l'unica ormai. No, volevo anche ricordare una cosa. Devo dire che Reggio Emilia hanno tutti adorato le esperienze, il set, Biperbanca, gli altri partner locali, la Fincomitia, tutti sono curiosi di ospitare un altro set di Peter. E ricordiamo peraltro fa parte della Unicorn Biography Collection. Dirvi che mi sento molto male entrambi. Sì, in effetti anch'io sento uno strano squalfallio. Aspetta che facciamo un test in diretta per vedere. Sì, temo Alessandro che sia tu. Sì, Ale, eri tu. Ero io, perfetto. Ora meglio. Ora meglio. Dicevo, il film fa parte della Unicorn Biography Collection, notazione a margine che è sempre bello ricordare. C'è un nome, peraltro, The Look of Silence, Citizen 4 e tantissimi altri film importanti, quindi è andato in un pantheon di film che la collection ha sposato in questi anni assolutamente all'altezza. Oh, Peter, io a questo punto, però, scherzi a parte, dato che quanto ci hai messo a fare Nild? Perché poi fare i documentari ci vuole poco, no? Abbiamo impiegato quasi un anno e mezzo. Quindi, nel mentre che facevi questo film, già pensavi a quello successivo. Quindi praticamente è già quasi finito il nuovo film. Ma guarda, mi dicono tutti che diciamo stai sempre a girare, sempre a fare. Invece non è vero, ci metto un anno e mezzo per fare un film. Cioè, c'è questa voce che dice che giro tanto, che faccio troppo. Invece ti dico, vado a fare cose intanto che mi piacciono. Sta cosa degli yachty, ripeto, ringrazio il produttore Mazzarotto perché ha sposato in pieno. Però è una cosa che proprio ci tenevo a fare, ma non solo quello, pure gli altri. Però, come dire, quando una cosa mi piace ci lavoro con grande facilità. Questo non so se sia una cosa positiva, dice, quando è una cosa che non gli piace magari ci mette, fa pure confusione. Però ti dico, farlo, come dire, è stato molto stimolante, insomma, perché comunque nel frattempo che uno gira poi studia ed abbiamo sempre un sacco di cose da imparare tutti i giorni. Poi a me mi dicono, ma tu sei giovanissimo. Non è vero, perché ho 43 anni, inizio a avere anch'io. Quindi, 43 anni, non ho 20 anni, dunque. Sei ovviamente giovanissimo, non offendere il nostro pubblico. Sei ovviamente giovanissimo. Io, guarda, devo metterti silenzioso perché anche Isa Lo Russo ci segnala che si sente veramente un disastro provenire dal tuo computer, probabilmente perché non è un Mac, e questo è un errore che fate in moltissimi, e tra l'altro si è frizzato, però in realtà adesso sei dal cellulare, che immagino non sia un iPhone, sì. è un Nokia, fantastico, anche uno startup della Motorola. Lo so che voi registi amate essere, poi volete l'Alexa Mini perfetta, però la tecnologia di comunicazione un passo indietro. Va no, bene. Ma io ti sto chiamando dall'iPhone. Dall'iPhone. Fantastico. questa è la risoluzione che possiamo avere in questo momento. Mi scuso. Una dichiarazione pre-film. Immaginiamo di essere in ognuna delle 50 sale che lo programmano stasera. Che cosa vuoi dire al pubblico che sta per iniziare a vedere il tuo film? Ma intanto di
come dire, ascoltare le parole, perché abbiamo fatto un lavoro molto importante sulle parole di Nilde Iotti, sia io che Paola. Seconda cosa, di ripercorrere con noi, con il film, quella storia italiana che è sempre attuale. E poi terza cosa, se il film piace, è piaciuto, come dire, portare avanti questa, diciamo, quest'idea, e, come dire, farlo sapere ad altri spettatori, perché adesso c'è lo streaming, ma poi ci sarà anche, speriamo, la sala, ci sarà la televisione, ci sarà tantissimi altri supporti. Dunque queste opere hanno bisogno del passaparola, hanno bisogno di camminare con un racconto, insomma. Ecco, questo è quello che voglio dire, che mi preme. Allora, ci lasciamo con una clip di Paola, che... Un saluto addirittura. Di Paola, rispondo a Isa, no, non si può guardare solo stasera, il film parte adesso, ma è in programmazione, e sarà anche nei prossimi giorni. E quindi il messaggio di Peter è chiaro, di Peter Marcias: votate Nilde Iotti nel segreto dell'urna, a voti dovrebbe vincere per forza, nel segreto dell'urna, a tutti i colleghi della nostra gente, votate e fate votare e guardare Nilde. Ciao, io continuo a mutarvi perché è terribile il rumore che fate, compagni. Grazie a tutti gli spettatori di Io Resto in Sala, grazie a tutte le sale di Io Resto in Sala, che invece di stare in amabile Polleggio si danno da fare, fanno, e anche quelle che non sono in Io Resto in Sala, che si danno dando un grande affare a programmare questo e altri film. È una bellissima cosa, è importante continuare a fare comunità, è importante continuare a vedere dei contenuti e condividere dei contenuti, è un gesto culturale, ma è anche un gesto politico, e sappiamo che fare comunità è fondamentale per garantire a tutti pace, tolleranza, comunicazione, e che più si è lontani, più si è chiusi, più si è preda della paura e delle cose brutte. Quindi buone visioni, buona visione con Nil del Tempo delle Donne, buone visioni con tutti gli altri film che vorrete programmare a tutte le sale italiane. Grazie. A tutte le persone, grazie, che guarderanno Nilde Iotti sulla piattaforma Io Resto in Sala, volevo fare un saluto, grazie per la fiducia, ma non ve ne pentirete.